Unboxing di HTC Desire 500, lo smartphone medio gamma di HTC con processore quad core e software HTC Blinkfeed. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, questa è la confezione ovviamente provvisoria, l'avete già intuito, di HTC Desire 500, lo smartphone medio gamma venduto a 259 euro. Qualche specifica tecnica, vi lascio qui a guardare questa bellissima scatola bianca. Il processore è uno Snapdragon 200 quad core da 1,2 GHz, Adreno 203 è invece il processore grafico, 1 GB di RAM, 4 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD, batteria da 1800 mAh. Schermo 4 pollici e 3 con risoluzione 480x800, fotocamera da 8 megapixel che registra video in HD a 720p e fotocamera frontale da 1,6 megapixel. La confezione ovviamente non è definitiva, ma il suo contenuto dovrebbe essere quello. Questa è la versione inglese, abbiamo quindi l'alimentatore, ne riconoscete la forma, ma quella italiana ovviamente è a presa italiana. Abbiamo poi, tiriamo fuori, queste cuffie con questo nuovo telecomando col tasto sopra. Design ricorda vagamente quelle vecchie di Apple. E poi abbiamo il solito cavo USB micro USB bianco. Non so se la colorazione rispecchierà i vari colori del dispositivo, ma questo è quanto. Questo è lo smartphone, ci avviciniamo un attimo, leviamo questa pellicola. Due tasti soft touch nella parte inferiore, fotocamera frontale, lato sinistro pulito, tasto di accensione e jack audio invece sulla parte superiore, bilanciere del volume separato, molto bello il design qui sul lato destro. Sotto abbiamo invece la porta micro USB, il microfono e dietro ovviamente in linea fotocamera e flash. Recensiremo questo Desire 500 nei prossimi giorni, potete intanto andare sul nostro forum androidworld.it/forum, nella sezione dedicata a HTC Desire 500 e farci domande sul dispositivo. Risponderemo poi nella recensione completa. Un saluto a tutti da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.